Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo nel posto più visitato della Normandia. Pensate che in questo sito raccoglie ogni anno quasi 3 milioni di visitatori e sto parlando della famosissima abbazia di Mont-Saint-Michel. Come molti di voi già sapranno, la cosa che rende speciale questo posto e lo rende più famoso a livello mondiale non è tanto il fatto di avere l'abbazia di San Michele posta nella sommità dell'isolotto, quanto il fenomeno delle maree, perché San Michel vive ogni giorno di alta e bassa marea. Infatti ogni 6-7 ore si verifica questo fenomeno, ed è un fenomeno straordinario perché, oltre al fatto di avere la possibilità di vedere una marea, quindi il mare che si prosciuga, nei giorni di sole, soprattutto quando c'è tanto sole, quando fa tanto caldo, la parte sottostante si secca e diventa di fatto una zona percorribile. Questa zona non lo è tanto perché si vede proprio, oggi non è una giornata ideale perché è nuvoloso, il sole viene e va, infatti qui è rimasto ancora un po' melmoso e paludoso, ma invece lì in fondo, come vedete, ci sono delle persone che stanno camminando. Poi chiaramente fra 6 ore, perché noi siamo arrivati più o meno, ecco, la marea sta ancora continuando ad allontanarsi, fra 6 ore tornerà tutto completamente pieno d'acqua. Devo dire che così è meravigliosa San Michele, ma penso che con la marea alta possa diventare qualcosa di stupendo. Ragazzi, noi ne approfittiamo perché qui c'è la bassa marea e quindi di conseguenza possiamo camminare in questa zona dove normalmente c'è il mare. È una sensazione stranissima, devo essere sincero. Ragazzi, siamo riscesi perché abbiamo terminato qui il giro a Mont-Saint-Michel. Come avete visto, ci siamo fatti tutta l'abbazia, che vi consiglio assolutamente di fare. Il biglietto costa 10 euro, se arrivate negli orari previsti dalle 10:30 ogni 2 ore parte una guida che è compresa nel biglietto e anche in italiano, o in alternativa ci sono le autoguide, quelle con la radiolina che vi mettete all'orecchio e vi spiega un po' tutto. Noi siamo riscesi perché adesso andiamo a riprendere la navetta, anche se all'andata noi ci siamo fatti la passeggiata, però siamo stanchi, quindi vogliamo prendere la navetta che è un costo di 8 euro. Quindi il video finisce qui. Se vi è piaciuto, vi invito a condividere, lasciare un like e a commentare. Noi ci vediamo domani, che ce ne andiamo a San Malo. Ciao ragazzi.